Ehi là ragazzi, ciao a tutti e bentornati qua su Tourist Bus Simulator. Ragazzi, episodio numero 2. Allora, finalmente oggi facciamo la nostra prima tratta. Allora, vediamo un po'. Apri il calendario di nuovo e passa avanti col tempo fino ad arrivare al prossimo appuntamento. Quindi, apriamo il calendario, teniamo premuto qua e passiamo all'appuntamento successivo. Allora, quindi dobbiamo essere entro le 10 nel posto, diciamo, dove ci attendono le persone. Quindi dobbiamo andare nella fermata entro 15 minuti. Abbiamo 15 minuti di tempo per arrivare nella prima fermata. Allora, apriamo l'autobus. Perfetto. Ci sediamo. Accendiamo il quadro. Accendiamo il motore. Allora, mettiamo già l'arretro. Poi accendiamo il permesso all'utilizzo del wifi, accendiamo il permesso di mangiare, il permesso di andare in bagno, le luci per la lettura non serve, c'è già abbastanza luce, passenger monitor lo accendiamo, aria condizionata accesa e impostata a 22 gradi, chiudiamo la porta anteriore, poi vediamo un po'. Allora, questo è l'arretro. Alziamo l'autobus, freni idraulici, ma Matic, non so, idraulici, Matic. Filtro particolare, particelle. Fari accesi. Poi accendiamo il monitor di destinazione. Perfetto. Ci siamo. Togliamo il freno e spostiamo. Ok, mettiamo la marcia per andare avanti. Benissimo, ragazzi, andiamo quindi a prendere i nostri primi passeggeri. I nostri primi passeggeri ci attendono. Il gioco, vi dicevo, assomiglia moltissimo a Fernbus, però qui non c'è, diciamo, da controllare i biglietti, ecco, non c'è questa cosa. Ok, andiamo avanti. Vi ricordo, raga, che in descrizione ci sta il link per poter comprare questo gioco scontato. Quindi, se vi piace e volete giocarci, date un'occhiata. Potete comprarlo scontato. Allora, le strade sono veramente strette, molto molto strette, devo dire. Quindi eccoci qua, vedete che ci aspettano. Benissimo. Dunque, apriamo la porta. Ok, prego signori, potete salire. Prego, 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 accomodatevi, accomodatevi. Buongiorno, buongiorno. Prego, accomodatevi. Prego, prego. Potevo aprire la porta dietro, ma vabbè. Sono saliti tutti? Perfetto. Quindi chiudiamo la porta. Avviamo l'annuncio, però non funziona. Non so il perché. Ah, vero, qualcuno di voi mi ha detto che su questi tipi, su queste tratte non serve l'annuncio. Sarà per quello. Boh. Questa cosa non l'ho ancora ben capita. Tipo, però, su Fernbus va sempre attivato l'annuncio. Qua invece pare che non funziona. Forse non serve. Boh. Vabbè. Forse non serve, non lo so, non ne capisco ancora molto. Però il gioco mi piace, sto imparando piano piano. Ehi, Ocio. Allora, quindi inizia ragazzi la prima tratta. Vado, 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 vado. Scendo la freccia. Limite di 50 km orari. Mi piace un botto, raga, è troppo bello. Guidare ragazzi col volante è troppo troppo bello. Poi uso il mouse per guardare a destra e a sinistra. Mi trovo bene così, mi trovo bene. Allora, bisogna fare molta attenzione. E in questa zona bisogna fare molta attenzione, raga, perché se sbagliate siete consumati.
Ora vi spiego dove dovete stare attenti nel caso se giocate anche voi a questo gioco per la prima volta. Dovete stare attenti poco più avanti, ora vi faccio vedere. Intanto stiamo attenti alla velocità massima. Allora, che c'è scritto? C'è scritto bus, vedete? Dobbiamo metterci qua, perché questa è la corsia per gli autobus. Se invece andate per di qua, pigliate la strada per le macchine. E la strada è strettissima, sbattete di sicuro da qualche parte. Quindi dovete stare attenti qua, nel caso se giocate anche voi a questo gioco, perché la strada lì è strettissima e sicuro sbattete. Quindi state attenti, in questa zona bisogna stare attenti. Ok. Allora, la nostra prossima fermata è poco più avanti, quindi... Ah, qui addirittura il limite è di 30 km/h. Io stavo andando pure troppo veloce. Rispettate i limiti, perché sennò ovviamente vi beccate le multe. Ah, oltretutto io dovrei guidare nella zona dove c'è scritto bus. Però aspetta, devo guidare o se... Ah, forse perché... No, qui è solo per fermarsi, non devo guidarci, credo. Non ne so sicuro. Bisogna stare attenti. No, ma credo che devo andare per di qua. Devo andare per di qua. Mi mette ancora un po' di confusione, devo dire. Tipo, tra l'arancio e il giallo della minimappa mi mette confusione, perché alle volte non so se devo andare sull'arancio o se devo andare sul giallo. E mi mette un po' di confusione. Che cacchio fa questo? Si ferma in mezzo alla strada? Penso che ci sto azzeccando. Spero che ci sto azzeccando. Spero che ho azzeccato la strada giusta, raga, perché a me quel giallo mi mette confusione, devo dire. Era meglio se ci mettevano soltanto un colore e basta, no? Boh, vabbè. Ah, qui c'è l'autolavaggio, se non dico una fesseria. Potrei anche provare a lavare il mezzo. Qui è per il carburante, ma se non dico una fesseria, carburante... Beh, potrei. Potrei anche prendere del carburante, volendo. Potrei comprare un po' di carburante. Compriamo un po' di carburante. Va, fammi il pieno. Allora, spegniamo il motore e facciamo il pieno. Anche perché andare in giro col serbatoio a metà non è che è proprio una bellissima idea, no? Ok. Ci vorrà un po' di tempo. 100 euro di carburante, di già. Sicuramente è un po' più realistico al confronto di Euro Truck, perché su Euro Truck ci mette molto più tempo a fare il pieno. Scusate, ci mette meno tempo su Euro Truck a fare il pieno. Poi invece ci mette parecchio più tempo. E penso che è un po' più corretto così. Ok, fatto. Bene. Allora, accendiamo di nuovo il motore. Mettiamo in folle. Mettiamo la prima. Togliamo il freno. E mi sa tanto, raga, che per ora lasciamo perdere la questione lavaggio, perché ho già perso un po' di tempo già solo per fare il pieno. Basta. Piano piano. Ok, vabbè, poi il lavaggio glielo facciamo un'altra volta, va. Almeno abbiamo il carburante, che è quello più importante per noi. Bene, quindi andiamo subito alla prossima fermata, perché mi sa che sto un po' in ritardo, forse, leggermente. Ok, ecco lì la nostra prima fermata. Bene, ci fermiamo qua. Quindi apriamo la porta. La gente quindi può uscire. Ed entra ovviamente anche altra gente. Oh, guardate che bello. La gente scende, la gente entra. Così è bellissimo, eh.
Vabbè, qualcuno sparisce, non si sa per quale motivo. Allora, aspettiamo ancora un po'. Ok. Penso che possiamo andare. Possiamo andare, possiamo andare. Quindi, chiudi. Io l'annuncio, c'è, clicco, anche se non serve a niente, me sa. Peccato che non posso guardare con facilità indietro. Sì, ok, ci abbiamo la telecamera per fortuna, ma... Però comunque... vabbè, speriamo bene, dai. Ok, buono, c'è, basta. Vai, Ok, continua quindi, ragazzi, la prima tratta. Dobbiamo portare queste altre persone, non so di preciso dove, ma da qualche parte le devo portare. Qui c'è una rotonda, ci giriamo. Bene. A posto, allora. Penso che dobbiamo andare nell'autostrada, forse, non lo so. Ma quasi quasi ci provo mo a fare il lavaggio. Ma forse è meglio farlo quando so scarico, vero? Vabbè, dai, ma mi fermo giusto un minuto, un minutino. Un minutino mi fermo, provo a fare il lavaggio. E poi proseguiamo. Dov'è? Qua dentro? Oh, che cacchio è successo? È diventato durissimo il volante. Non so il perché. Che diamine succede? Sarà che sto... Sarà che comincia a dar problemi sta autobus? Ok, no, mo è diventato di nuovo, credo, un po' molle. Era diventato un attimo durissimo il volante. Sì, ma non potete aprirle un po' di più ste cacchio di aperture qua? Vabbè, ci entro, dai. Piano. E mo come funziona? Figo, vediamo. Che devo fare? Lavaggio completo. Sì, lavaggio completo. No, ho sbagliato, mannaggia, ho sbagliato. Perché la telecamera era ferma. Io ho pensato, aspetta, come la giro sta telecamera? E per sbaglio... Vabbè, la prossima volta non schiaccio niente e vediamo un po', ormai è andata così. La prossima volta ci sto più attento. Per sbaglio, volevo inquadrare l'autobus, invece la telecamera era tutta spostata, vabbè. Ormai è andata così. Vabbè, beh, comunque l'autobus l'abbiamo lavato, ma io di qua ci passo, mo. Ok. Vabbè, l'autobus comunque, ragazzi, è pulitissimo, dai, almeno questo. Posso uscire per di qua, sì, no? Benissimo, raga. E si va con l'autobus bello lavato. Splendido, splendente, $43. La prossima volta che si sporca, sto più attento a non saltare il lavaggio, va, lo voglio vedere, però vabbè, è andata come è andata, dai. È andata come è andata. Quindi, stiamo attenti alla velocità massima, perché sennò ci fanno la multa. E noi non ne vogliamo multe, perché ovviamente siamo seri, siamo un'azienda seria. E quindi le multe noi non le vogliamo. A posto, credo che si va in superstrada, credo. Vediamo. Vai. Qua il limite è di 90, quindi posso un po' schiacciare sull'acceleratore. No, ancora mi sei... Eccolo. Ok, possiamo schiacciare un po' sull'acceleratore. Quindi 100 km orari qua, va bene.
Bello, mi piace, mi piace. Ah, ma già siamo quasi arrivati. Puerto del Rosario. Ok, stiamo attenti qua. Mamma mia, questo qua mi ha fatto spaventare. Guarda come passano. Mi ha fatto proprio spaventare quello. Ora, ecco, queste strade strette mi mettono paura, raga. Odio le strade strette, le detesto. Detesto proprio le strade strette. Ok, stiamo attenti. La prossima fermata è poco più avanti. Eccoci qua. Oh, container sbloccato. What? Boh. Ok, potete scendere, signori. Siamo arrivati. Ma non scende nessuno. Ah, eccoli là. Boh, alle volte scendono, alle volte sono direttamente fuori. Vabbè. Quindi, chiudi, chiudi. Ok, dobbiamo andare a prendere le persone nell'altra fermata. Oh, mamma, guarda quello, guarda quello. Chi l'aveva visto? Devo andare a sinistra, credo. Mamma mia, quanto odio le strade strette, raga, mi mettono un mucchio di paura. Cioè, ovviamente perché sto guidando un mezzo grosso. E devo fare manovre veramente particolari. Quindi, insomma, se vi piacciono le manovre strette, questo gioco è perfetto. Se vi piacciono le manovre veramente particolari, questo gioco, raga, guardate già, mamma mia, sto camminando sul marciapiede. È veramente difficile. Le strade sono veramente strette. C'è un meccanico poco più avanti. Me lo devo ricordare per la prossima volta, perché dobbiamo fare un po' di controlli al mezzo. Ormai, vabbè, ancora buono, l'ho comprato che l'ho comprato sto mezzo seminuovo, quindi non è che non devo andare a fare mo interventi troppo importanti. Per ora va bene anche così. Eccoci qua. Apriamo le porte. Prego, salite, salite, salite! Ah, questi salgono così, va bene. Ah, ma l'annuncio, vabbè che tanto non funziona, vabbè non funziona, non ce n'è. E si riparte. Prossima destinazione. Mamma mia, quanto è stretto. Ok. Bello è bello, raga, mi piace. Ci abbiamo lo stop. Ok. Difatti, deve dargli precedenza, ovvio. Ti deve dare precedenza a quello che sta alla tua destra, è ovvio. Bene. Mo' in pratica credo che si torna indietro. È più larga nicchia non la poteva pigliare, vero? Che stava a fa'? Oh! No! Sì, però l'intelligenza artificiale non è granché in questo gioco, purtroppo. E mo' che famo?
Ah, allora vi spostate però. Meno male. Certo, però quando poi devo passare io. Quindi gira per di qua. Non riesco a mettere la freccia perché ho le frecce sul volante. Quando lo giro non ricordo più qual è, non so qual è il tasto giusto da premere. Allora, wow, sto toccando. Oh cavolo, ho toccato un po' la terra. Allora, ci siamo quasi. Ah, la mia fermata è questa più in qua. Bene. Allora, giriamo per di qua. Gira, 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 gira. Allora, dov'è la mia fermata? Eccola qua. Ho altre persone da caricare, a quanto pare. Dunque, apriamo. Arrivederci, arrivederci. Prego, salite, signori. Prego, prego. Accomodatevi, accomodatevi, accomodatevi. Accomodatevi, accomodatevi. Prego, 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 fate pure. Perfetto. Credo che ci siamo più o meno tutti. Penso che ci siamo più o meno tutti. Chiudo, metto l'arretro. Tolgo il freno. Metto la prima. E andiamo. Penso che questa è l'ultima tratta che devo fare. Ok ragazzi, siamo arrivati, credo anche al... credo che siamo arrivati all'ultima fermata. Accendo la freccia. Bene. Famo scendere tutti. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Ok. Non ho dimenticato nessuno. Torna alla tua compagnia. Chiudi. Chiudi. Ok. Tolgo la marcia. 1037 punti esperienza, raga. Dobbiamo andare qui a destra. A posto. Veramente stretta sta strada. Dannatamente stretta. Dai, meno male che non è passato nessuno per di qua, che è dannatamente stretta. Ok, si torna ragazzi nella nostra compagnia. Veramente strade strettissime, cavolo. Ok. E siamo arrivati finalmente. Parcheggia ed esci. Bene. Allora, spegniamo tutto. Quindi, tutto spento. Porta aperta. Beh, non c'è nient'altro. Fari spenti. Credo che non sto dimenticando niente. Display off. Ok. È finita. E ci siamo ragazzi. E anche questa è andata. Perfetto ragazzi, però il tempo vola via. Devo concludere qua. Spero tanto che questa prima tratta vi sia piaciuta. Mi raccomando, non mancate. Non mancate per il prossimo episodio. Mi raccomando, quindi commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Vi ricordo che in descrizione trovate un link che vi permette di comprare questo gioco scontato. Ragazzi, vi saluto. Ciao, alla prossima.